Sì, pronto, dica pure. Allora, sì. Numerose chiamate da parte di privati cittadini e non solo, con tanti interventi effettuati, ma anche numerose verifiche ancora da effettuare. Il punto della situazione sul territorio arriva dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino, Leonardo Rampino. Noi stiamo operando da stamattina, appena diciamo si è sentita la scossa, e operiamo nella zona più colpita, è la costa, e quindi su Pesaro, Fano, Marotta. Al momento si tratta, nella maggior parte dei casi, di piccoli danni, quindi lesioni sui tramezzi, lesioni che non influiscono dal punto di vista strutturale. Però riceviamo tante chiamate perché ovviamente i cittadini sono preoccupati e noi andiamo a fare le verifiche. Questa cosa, se sono piccole lesioni sui tramezzi, siccome non influiscono dal punto di vista strutturale, non è importante chiamare. Non ci sono danni importanti, tranne qualche caso sporadico. Da stamattina sono impegnati sulla costa circa 40 uomini. Stiamo su diverse squadre e diversi funzionari che sono in giro per sopralluoghi per verificare sia su edifici pubblici che su edifici privati l'entità dei danni. Il numero di interventi, al momento siamo oltre 50 interventi, circa 55 interventi, e ne abbiamo in coda quasi 100. Al momento no, ad eccezione, se non erro, una famiglia che è fuori per ancora ulteriori verifiche, però non ci sono sfollati. L'importante è recarsi in un'area libera, perché se siamo nel centro storico dove ci sono tanti edifici, stare all'esterno di un edificio, ci sono anche rischi di caduta, per esempio di un coppo, di qualche materiale dal tetto, che comunque è un grosso rischio per le persone.